E questa è la canzone che non dice niente, Enrico Gabrielli con il piccolo coro angelico. Sono le 10:43 minuti in questo preciso istante. Bentornati ad Almeno Due Pagine al Giorno. Io sono molto contento, è un privilegio per me dare il benvenuto ad Almeno Due Pagine al Giorno ad Enrico Gabrielli in collegamento con noi. Ciao Enrico, buongiorno. Buongiorno, grazie a te, grazie a tutti. Ciao ciao. Intanto davvero grazie per la tua disponibilità, perché insomma questo ci permette di raccontare un disco, il tuo primo disco solista, dopo aver, insomma, come si legge nelle note che insomma che sono legate al tuo all'uscita al disco. Insomma, hai ovviamente, insomma, collaborato con tantissimi grandissimi artisti e insomma sei anche reduce da una piccola tournée dei Calibro, no, se non sbaglio, in Spagna. Ma insomma questo disco è un disco che ti mette in gioco come padre, e c'è molto di più intorno alle canzonine, pubblicato il 17 marzo per 42 Records. Ma insomma ovviamente ti faccio la prima domanda, che è già una domanda banale, però da dove nasce l'idea di scrivere, di incidere con diversi ospiti di cui parleremo tra poco, questo disco, Enrico? Nasce. È difficile come domanda, perché quando poi fai le cose ne perdi a volte un po' la genesi. Ma è venuto fuori chiaramente per la questione familiare, perché io ho due bimbi piccoli, per cui anche per colmare un periodo come quello dell'infanzia molto, molto piccola. In più, poi c'è stato anche il lockdown dopo. La vita domestica diventa il fulcro della tua vita, in certo senso, cosa che non ero abituato, perché sono sempre stato un po' uno che ha sempre preferito l'esterno che l'interno. Certo. E a casa si possono fare tante cose, tra cui anche fare musica, poi non sono molto bravo in realtà a insegnarlo in senso stretto del termine, ma quello che mi viene abbastanza naturale è giocare con loro, facendola un po', insomma, pasticciando. E quindi queste canzoni sono nate così, poi perché ascoltando tanto materiale di canzoni. E per soprattutto quando ero piccolo io, ma anche tanti dischi, quelli storici della Joker, che avevano canzoni, quelle anche di tradizione, Marco Dirondello, Madama Dorée, queste qua, ce l'avevano all'orecchio, quindi poi è venuto un po' così di provare a cimentarmi. E data questo che avete sentito tutti, è un secondo disco, perché in realtà io ho fatto già una registrazione di un materiale di almeno 7-8 brani che non sono mai usciti, che sono precedenti ancora a questo. Quindi prima della nascita del mio secondo bimbo, che sono ancora lì, sono in una zona in una zona privata, che ancora rimangono soltanto in casa. E questo è un disco, in realtà leggo ancora tra le note, insomma, non ci sono le madri, ma in realtà tu smonti, come dire, anche qui tu dici, può sembrare che non ci siano le madri perché, insomma, per un rigurgito patriarcale, ma in realtà è il suo esatto contrario, insomma, perché, insomma, si dice che, insomma, le madri, i padri lavorano, le madri si prendono cura del focolare, insomma, in realtà sono tutte stronzate, perché non è così. E prima o poi forse magari farai anche un disco in cui ci sono le madri, diciamo, protagoniste, no, del tuo lavoro musicale, no? Ah sì, forse pochi lo sanno. Non era programmato questa cosa. Però che i comunicati stampa sono un po' tosti, perché sembrano Certo. sempre forti quello che sono. In realtà, molto più banalmente, quando c'è stato il lockdown in particolare, mi è sorta una riflessione, e parlo però da musicista, non da papà, che mia moglie lavorava, ha continuato a lavorare anche durante il periodo lockdown, mentre io no, io sono stato fermo. E quindi il mio mestiere in realtà è diventato quello del papà, mestiere proprio tuo cuore, per cui in realtà stavo con i bambini tantissimo, anche mia moglie ovviamente, che è super mamma, però lei ha continuato a lavorare, mentre io da musicista no, per 2 anni comunque è stata una forte incertezza, che comunque secondo me si è sciolta questo autunno qua, da un certo punto di vista. Per cui un po' rivendico in realtà non tanto il ruolo del papà contro la mamma, per rivangare problematiche insomma, ma per ribadire il concetto che quando sei un genitore, papà, è un impegno sovrastante,
Certo. Rispetto anche di mestieri ordinari, per cui va anche un po' detto questo, insomma, è un extra mestiere, è un ultra mestiere, un mega mestiere, un iper mestiere, ecco, un iper mestiere, oppure un meta mestiere, se vogliamo usare il termine così, perché non lo è, ovviamente, cioè non è retribuito e non è un mestiere, nel senso che non è una cosa che puoi pensarle padre, se tu che hai scelto di diventare padre, non è che vuoi essere pagato per farlo, però è l'impegno. La schedule, la routine, la gestione quotidiana costante è molto, molto serrata, che assomiglia a volte a quella che può essere una schedule di un lavoro ritirato in fa, cioè, vuol dire, in catena di montaggio. E quindi, vabbè, ho chiamato altri papà perché comunque è un disco nato da me, che sono un papà, e quindi per cantarlo ho pensato fosse più dolce, più naturale chiamare persone con una voce simile alla mia, che funzionano da cosa dal punto di vista del papà, insomma, della mamma, anche perché la mamma appunto dovrebbe avere altre cose da mettere sul campo, che io non ho messo abbastanza, insomma. E appunto Enrico, a questo proposito, allora citavi di altri papà, insomma, ne hai veramente coinvolti tanti, è diventato un lavoro, diciamo, uno straordinario lavoro di squadra, se posso dire, no? Perché insomma hanno aderito davvero in tanti: Francesco Bianconi, Cani, Di Martino, Andrea Laszlo De Simone, Alessandro Fiori, Roberto Dell'Era, con cui condividi anche insomma l'esperienza dei Winston, Giovanni Truppi, Bruno Rissas, insomma, c'è stata una risposta straordinaria, insomma, da parte di tutti questi artisti, no? È stata una chiamata alle armi, tra virgolette, ovviamente. Una chiamata al sonaglino. Sì, hanno detto tutti, a parte magari forse qualcuno, ma per pudore, diciamo così, della voler mettere in campo pubblicamente il suo status di papà. Però sì, tutti quanti, ma banalmente perché quasi tutti loro si occupano di canzoni da grandi, che come ormai ho espresso spesso e che mi scriverò a chiare lettere anche di fronte a me, quando scrivi canzoni per grandi cerchi il bambino che c'è nel grande, quando scrivi Certo. invece canzoni per bambini cerchi il grande che c'è nel bambino, sono mestieri completamente differenti. E io, così, mi butto nel mondo delle canzoni per la prima volta, e loro avendo ovviamente altri impegni, insomma, non hanno ancora fatto organicamente, allora si sono lasciati prendere da questo entusiasmo molto così, molto spontaneo. Ed sì, è stato molto semplice alla fine, l'hanno fatto tutti molto volentieri. Addirittura Francesco Bianconi ne ha fatti due, ha cantati due. Io Esatto. gliele avevo girate, quindi potete cantare entrambe. E Voleva insomma. cantarle anche con sua figlia, però in realtà non siamo riusciti a organizzare la cosa, però sì, insomma, è stato, no, da parte di tutti. Poi tutti amici, con persone con cui ho lavorato spesso anche in altri, nelle loro cose. È stato Ecco un piacere. Enrico, e tu hai portato e stai portando in giro in realtà anche questo spettacolo, no? C'è stato anche un concerto quest'estate all'interno, diciamo, nel contesto del Today's Festival a Torino. Tra l'altro ne parliamo tra pochissimo del concerto del 9 dicembre alle OGR Club a Torino. E in realtà c'è una risposta molto bella. Io insomma ti seguo anche sui social e sarebbe interessante insomma raccontato da te qual è in realtà la risposta. Poi, perché siete molto, come dire, molto rigidi rispetto a come partecipare a questo concerto, perché non si può, ogni genitore entra con un bambino, non puoi fare le carovane, un genitore con 10 bambini, insomma, c'è un coinvolgimento anche da questo punto di vista, c'è un'organizzazione, ma la risposta, ecco, insomma, banalmente, insomma, la risposta del tuo pubblico, ai concerti legati alle canzonine, di che tipo è? Insomma, se è lecito chiederlo. Allora, guarda, non ho fatto tantissimi concerti, però Certo. ci ho fatto un buon numero che mi ha fatto testare almeno il tipo di spettacolo. Il pubblico più difficile del mondo è quello dei bambini. Certo. Viene prima soltanto a quello dei melomani, che è l'altro pubblico difficile. Però se la dividono, insomma. I bambini in realtà sono molto difficili perché vivono la musica fisicamente, corporalmente, ed è difficile a volte che magari riescono a tenere la concentrazione per una cosa suonata, perché non sono più abituati, i bambini non sono abituati a Certo. questa concezione del cantare canzoni suonandole, magari con una band anche intorno. Poi si divertono come pazzi, si mettono a ballare, cantare, saltare, fanno un casino. A Roma, a Langelo Mai c'erano, cioè, vorrei dire, 180 bambini, c'era un macello.
però diventa troppo complicato, Certo. per cui in realtà non è, cioè, finisce che poi che faccio spesso il domatore, e quindi in realtà è Certo. una massa di confusione, però va benissimo, è una cosa che mi diverte. Però ad esempio il Today's c'era un'attenzione incredibile, c'erano tanti bambini attenti, che ancora pronte non conoscevano bene le canzoni. Mi è capitato però di fare un concerto invece in Lombardia, a Merate, dove c'erano dei bambini che cantavano, addirittura una bambina l'ho fatta salire su e l'ho fatta cantare al posto mio un paio di canzoni, che Che in realtà meraviglia. è stata una grande soddisfazione. Che meraviglia. Però Certo. è un concerto di teatro canzone, un po', non voglio dire alla Gaber, però comunque racconto un po' le cose. Cerco di non essere stupido, ma cerco anche di essere divertente. La band che ho dietro le spalle è band formata da persone sovradimensionata rispetto alla qualità della canzone stessa, perché sono canzoni molto semplici, ma sono tutti incredibili. Non so, c'è Alessandro Graziano alla chitarra, Roberto Dell'Era al basso, che a volte si alterna con Gabriele Lazzarotti di Certo. Propaganda Live, Fabio Rondanini e Dave Radice, che sono due batteristi che si alternano a nord-sud Italia, che sono bravissimi Certo. tutti quanti, Alessandro Trabascio al violino. E io, e c'è anche la piccola, spesso di Roberto, figlia di Roberto Dell'Era, che viene a fare un po', una bambina che viene a fare un po' la mascotte sul palco. Però insomma la band è straordinaria. Quindi in realtà questa cosa comunque arriva, insomma, mi sembra. Una band Ah. che ritroveremo anche in realtà questo sabato 9 dicembre nel concerto dell'OGR Club a Torino. E, ne parlavamo anche fuori onda poco fa. C'è uno spettacolo delle 17 che è sold out da tempo con una lista d'attesa, ma tu in realtà dici che Sì, ho succede fatto di qualcosa, no? tutto, ho cercato in qualche maniera, visto che tanta gente è rimasta fuori, di fare un doppio set. Quindi ne facciamo uno alle 17, uno alle 19, in modo tale che chi non è riuscito a venire prima riesca comunque a vederlo dopo, insomma. Ci tenevo. No, questa è una bellissima notizia, ci fai anche un regalo perché in realtà anche io ho provato, diciamo, ad inserirmi e non ce l'ho fatta né al Today's né insomma, a questo qui, per cui è una buona notizia per tutti. Sì. No, infatti, lo so, è incredibilmente, perché evidentemente c'è un interesse generale basato sul fatto che non ci sono tantissime cose del genere per bambini. In generale, comunque, il Esatto. pubblico dei bambini è un po' snobbato dal sistema culturale e mercantile. Per cui, in realtà, il concerto per bambini è una cosa un po', e quindi è una cosa che evidentemente piace, mi sono contento. Ecco, prima del secondo ascolto siamo purtroppo è volato questo quarto d'ora di conversazione, però voglio insomma agganciarmi anche ad un altro spettacolo che tu hai realizzato. Adesso in realtà non ho trovato molte tracce, tranne quella del 1° dicembre sul tuo Facebook, in cui tu in realtà hai fatto uno spettacolo di canzoni di animali vicini e lontani, anche per raccontare questa fissa dei bambini sugli animali, no? Siccome ho un figlio che ha una fissa sugli animali davvero molto appassionante e contagiosa, diciamo. E, diciamo, è contestuale alle canzonine o è davvero un'altra cosa questa qui? Quello era un workshop che ho fatto adesso da Ferrara, organizzato da Ferrara, legato a Ferrara Sotto le Stelle, ed era un workshop in cui da solo io suonavo delle cose che legandole un po' al pretesto della questione animalesca. Però è una domanda che ho fatto ai bambini, non so andare in risposta, ma io ho capito una cosa, che scatta la fase adolescenziale nel momento in cui smetti di pensare agli animali e inizi a pensare alle persone. Quel punto lì è il punto di svolta in cui le cose, come dire, i giochi si fanno difficili, ecco. Però fino a quel punto lì, quando parli di animali, è comunque un mondo che evidentemente ancora ha a che fare con l'innocenza. Ed è bello parlare con i bambini. Ad esempio, un bambino ha detto una cosa incredibile, questo lo dico perché. Certo. Tra le varie canzoni che faccio in questo workshop c'è una che si chiama L'orologio di Vinicius de Moraes, che ha contenuto dentro un disco che si chiama L'Arca. Vinicius de Moraes insieme a Endrigo trattano il tempo come un animale. E l'orologio è come se fosse la sua emanazione. E la domanda del bambino è stata, ma ah sì, ma la risposta è stata: il tempo che tipo di animale è? E lui ha detto: è un uccello. E io ho chiesto: e perché? Perché il tempo vola. Che meraviglia! Una grande risposta, insomma. Milo, sto bambino si chiama. Una risposta incredibile. Infatti, ho detto, non so cosa aggiungere altro. Quindi Ma abbiamo capito che il tempo è un uccello.
Il tempo è un uccello meraviglioso. Allora, Enrico, ed è volato anche adesso. Ed è volato anche adesso. Io in ogni caso ti ringrazio perché insomma è stato molto bello insomma conversare con te intorno a questo progetto discografico. È sempre un piacere. Tra l'altro insomma volevo anche aggiungere un elemento perché insomma tra le tante cose che Enrico fa e ha fatto c'è un libro che io ci tengo ancora, perdonami insomma, ma prima o poi vorrei anche, no? Vorrei anche incontrarti per ringraziarti per averlo scritto, perché c'è questo libro di racconti, Le piscine terminali, un libro di racconti di fantascienza pubblicato da Eddie Keith nel 2016 se non sbaglio, che è un libro avvolgente, posso dirlo insomma, scusa la ruffianeria Enrico, ma ci tengo assolutamente bello. Anche ad aggiungere questo, per cui Enrico io ti ringrazio moltissimo per essere stato da Almeno Due Pagine al Giorno, grazie ancora, buon lavoro, buona giornata, grazie e spero a presto insomma. Grazie mille Francesco, grazie. Grazie. Buona giornata. Allora ciao. Noi vogliamo chiudere prima di salutarci con la Berceuse dei sogni.